Mio padre è morto partigiano a 18 anni, fucilato nel nord, manco so dove. Perciò non l'ho mai visto. So com'era, da quello che mia madre mi diceva. Giocava nella Roma primavera. Mo l'altra notte, mentre che dormivo, ma sarà stato 2 o 3 notti fa, m'è parso di svegliarmi all'improvviso e te vedendo, come fosse vera. Sulla bocca c'aveva un gran sorriso che spandeva la luce, come in cielo. Ammazza, come dormi, m'ha strillato, e era proprio lui, ne so sicuro, lo stesso della foto che mia madre teneva sul commò, dietro alla fronda de palma tutta secca, benedetto. Un ragazzino che ride in camiciola, col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome sognavo i sogni miei, per la sorpresa gli ho chiesto: ma chi sei? So tuo padre, mi ha risposto lui ridendo. Forse che te vergogna la tua età di chiamarmi col nome di papà. No, no, papà, ti chiamo come m'ha detto, è che me fa ride vederti al naturale. Scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo male, non so un signore, ma un po' mi ci avvicino. 32 anni, davanti c'è una vita, ancora non è chiusa la partita. Lo sai, da quando mamma si è sposata con mio padre, che in realtà è mio padrino, credo 7 anni dopo la tua morte. A ste parole ho visto che stringeva un poco gli occhi, come quando stai davanti al sole troppo forte. Scusami papà, credevo lo sapessi. Ma lui, ridendo, senza farci caso, spavardo, spensierato, mi ha risposto: ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto dove l'ho lassato, quando giocavo al calcio, e mica mi stancavo. Giocavo con tua madre e l'abbracciavo, giocavo con la vita e non volevo. Però con i nazisti non ci giocavo, perché io lottavo. Poi mi ha toccato i piedi dentro al letto, che mi ha fatto venire quasi in infarto, ha fatto un gesto come a dire: sei alto. E dimmi, dice, prima d'andare via, che ne hai fatto della vita che t'ho dato giocando con la mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato? Sto gran paese l'avete trasformato? L'uomo nuovo è nato? O non è nato, in qualche modo, ci avete vendicato. E rideva, con gli occhi, coi capelli, sembrava quasi lo facesse apposta. Ma spotteva, capito, quel puzzone, rideva e aspettava la risposta. Ma tu che vuoi con tutte queste domande? Mo perché sei mio padre, t'approfitti, tu m'ha da rispettare. Io sono più grande. Vabbè, adesso accampi i diritti perché sei partigiano fucilato, ma se me fa svegliare io ti rispondo, ma basta che ripiglio fiato. Certo che la vita è migliorata, avevo pure fatto l'avanzata. Trovo urgente, hanno scritto sui giornali. Meglio così, me fa. Si vede che è servito. Vedi, quando che m'hanno fucilato, io non ho tirato fuori le frasi dell'eroe, perché pensavo a voi che sullo stesso campo un giorno avreste certo vinto la partita, pure io perdevo al primo tempo. No, un momento papà, te spiego meglio. Non è che avemo proprio già risolto, nella misura in cui ci sta il risvolto. E allora quel ragazzo di mio padre, che stava a pettinarsi nello specchio, si è rivolto, mi fissa e mi domanda:
Ma insomma, adesso è il popolo. Comanda. A sta domanda sono zompato subito sul letto. Con una mano mareggevo la mutanna, con l'altra cercavo di toccarlo, ma non potevo perché... Allora gli ho parlato. Perché m'aveva preso come una malinconia. Io non volevo che se ne andasse via prima di sapere bene com'è stato. Sei ragazzo, papà, come ti spiego? Non puoi capire come cambia il mondo. Ci vuole tempo, il tempo se li magna di sogni nostri. Io sai che faccio? Io aspetto. Tutto quello che viene io l'accetto. Siamo contenti se ero una signa. Oh, i compagni sono tanti, i soldi sono pochi, non c'è sta più tempo per i giochi. Oh, sempre quelli che te strappano le penne. Ma tu non puoi capire, papà. Sei minorenne, ma se arrivi vivo te davano 20 anni. È meglio che torni, papà. Meglio che torni da dove sei venuto, perché quelli che t'hanno fucilato, proprio quelli, qua ci fanno morire tutti i giorni. Lascia perdere, papà, qui non è aria, siamo cresciuti, non siamo più bambini. Torna a giocare con gli altri ragazzini che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo... siamo seri. Non giochiamo più. A sto punto mio padre si è stufato. Ha fatto lo spallucce per saluto. Si è rimesso un saccoccio alla sua gloria e voltando le spalle se n'è andato, ripetendo nel vento la sua storia. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come ballassato. Quando giocavo al calcio e mica mi stancavo. Giocavo con tua madre e l'abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Però con nazisti non ci giocavo perché io lottavo.